sempre attratto, Totolino ha sempre attratto, ecco, l'intervento al testo unico della legge di pubblica sicurezza, con problematiche appunto di pubblica fede e proprio di sicurezza. Pensiamo solo al fenomeno del riciclaggio, per esempio, e vi rendete conto che il fenomeno del gioco è principalmente un fenomeno di pubblica sicurezza. Oggi sta diventando anche un fenomeno, e qui l'intervento delle regioni, l'intervento dei comuni, di tutela della salute. Perché ci si è resi conto, man mano che le possibilità di gioco crescevano, prima vi ho detto questi due giochi, oggi sostanzialmente si gioca su tutto, si gioca online, si gioca a casa e si gioca appunto in locali dedicati, oggi ci si è resi conto che il gioco è, per certi profili, può dar luogo a fenomeni appunto, diciamo così, di ludopatia, e quindi ad un ulteriore intervento dell'amministrazione pubblica, che non è un intervento limitato alla sicurezza e alla fede pubblica, ma è un intervento sulla salute pubblica. Quindi un intervento con l'articolo, sulla base di quello che è l'articolo 32 della nostra Costituzione, e quindi un intervento, non dico dello Stato, perché ecco qui lo Stato vedremo come si interviene su questi aspetti e su questi fenomeni, perché sicuramente lo Stato ha una riserva in materia di ordine pubblico, e qui checché i sindaci tante volte con le ordinanze contingibili e urgenti, come puntualmente ci diceva la professoressa, cerchino di allargarsi, quello del decoro e quello appunto non è un problema di sicurezza, scusatemi, quello è un problema, la sicurezza è un problema di polizia, sì, c'è la polizia urbana, ma noi abbiamo il potere, fino a prova contraria, il nostro ordinamento purtroppo molto anacquato, quindi se passi la cosa da avvocato dello Stato, noi avevamo il sistema dei prefetti francesi, dove si sapeva qual era l'autorità. mi fa piacere che io sono un fautore purtroppo minoritario in certe situazioni, ma comunque, perché io dico che anche la tutela della salute dovrebbe essere, qui lo dico, perché noi abbiamo queste decisioni e queste sentenze di cui prima parlavamo del TAR e del Consiglio di Stato, perché oggi la salute e la tutela della salute, purtroppo, tranne gli istituti di ricerca e cura che sono centralizzati e sono dello Stato, è attraverso il sistema sanitario nazionale, dopo la riforma del 1978, regioni comuni. Eccolo qua, quando il gioco diventa un fenomeno sociosanitario, la competenza su questo fenomeno è una competenza che sfugge allo Stato, perché è un fenomeno di cura, quindi finisce nelle aziende sanitarie locali e quindi finisce con l'investire le competenze delle regioni e sostanzialmente dei comuni, perché io qui mi sono fatto una raccolta di tutte le leggi regionali, tutte le regioni hanno legiferato dopo il decreto Balduzzi, e tutte quante, la Sicilia. Addirittura il Trentino era partito nell'88, tranne la Sicilia, cioè, e tutti parlano prevenzione, diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, tutti gli incipit, misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico, la Basilicata, la Abruzzo, quella che ho detto prima, sono tutte, quella della Campania, idem, sono tutte, questa dell'Emilia Romagna, contrasto, prevenzione, riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, sono tutte con l'incipit, il gioco è diventato un problema di salute, noi interveniamo in questo problema, dato che la salute è una tutela principale nostra, attraverso quelli che sono i livelli di assistenza.
vero che il legislatore ha dettato a questo punto delle misure che debbono trovare un contemperamento nella quella stanza di compensazione, io la chiamo così, mi si passi il termine, che sto nella conferenza, io la chiamo la stanza di compensazione, no? Perché lì, diciamo così, l'esigenza di bilancio dello Stato, l'esigenza di bilancio degli enti locali, ecco perché è una grossa stanza di compensazione. Va bene, allora, detto questo, è il senso bancario del termine, appunto, ecco perché ho detto qui, è proprio tutto il discorso giochi, perché? Perché i comuni addirittura hanno la possibilità adesso, cioè di imporre una tassazione a chi sostanzialmente, ottenuta la concessione da parte dell'amministrazione statale, avuta l'autorizzazione da parte dell'amministrazione statale decentrata, cioè questore, ha bisogno di una nuova autorizzazione. Autorizzazione che, come abbiamo visto nella pratica, molto spesso è subordinata al pagamento di un qualche aggio, perché sempre qui torniamo al discorso, sì, le distanze, questo quanto, l'autorizzazione costa, il comune si fa pagare, quindi c'è un'ulteriore somma, ecco perché ho parlato di stanza di compensazione, l'ho detto apposta questo, perché chiaramente è un ulteriore costo, che poi chiaramente tanto l'operatore è, siamo nel sistema di concessione, facciamo come i pedaggi autostradali o quelli aeroportuali, tanto poi è sempre il fruitore del servizio che sostanzialmente paga. Qui, professoressa, il sistema è ovvio, qui lo Stato prende i soldi col PREU direttamente, qui c'è un prelievo, lì lo prende attraverso la tariffa, cioè alzando, passando la tariffa in relazione agli investimenti che fa l'operatore autostradale o l'operatore aeroportuale, c'è una determinata tariffa che noi paghiamo quando compriamo un biglietto aereo o quando paghiamo a casello dell'autostrada, ecco lì dove lo Stato si rifà. La sostanza è assolutamente uguale, è assolutamente identica. Lì lo fa col sistema della tariffa, qui lo fa con un sistema di prelievo, ma questo è sempre il regime giuridico dell'entrata. Ora è ovvio che il discorso della tutela della salute, mi rendo conto, è un discorso delicato ed è un discorso sotto certi punti di vista che noi dobbiamo contemperare col discorso del mercato. Perché prima dicevo questo? Perché la norma segue la tecnologia, cioè noi adesso abbiamo dei sistemi di gioco che sfuggono alla vecetta che ti metteva quello o alla schedina che ti dava il ricevitore di un tempo quando andavi a giocare al lotto. Ora abbiamo questo sistema qui e attraverso questo sistema abbiamo moltiplicazioni di possibilità di gioco. E sotto questo profilo non vorrei che andiamo a regolamentare troppo, lasciando fuori il grosso. Ieri sera seguivo un programma, non so chi di voi l'ha visto, a proposito la balena blu, i suicidi dei bambini in Russia. Mi ha colpito questa cosa, perché mi ha colpito il discorso della rete, cioè mi ha colpito attraverso la rete manipolano questi soggetti di minori di età, portandoli al suicidio. È una cosa, chi ha i figli, io me ne rendo conto, appunto, essendo padre, preoccupato, appunto, oggi i giovani hanno un accesso alla rete estremamente libero e sostanzialmente a 360 gradi. Allora, io credo che, lasciando per il momento quella situazione lì, come sapete il gioco viene da minori, giocare fuori dai circuiti legali è un reato, anche se contravvenzionale, ma è comunque un reato. Io credo che per riuscire a contemperare, come ci diceva la professoressa Roversi Monaco, le situazioni, si potrebbe, per quanto riguarda appunto il gioco lecito, quindi il gioco nel nostro sistema, contemperare la situazione delle varie amministrazioni e degli operatori privati e quindi arrivare ad un regime di tutela della salute e fermo quello dell'ordine pubblico, cioè di competenza statale, che ripeto da altri problemi, ma è affrontato storicamente in una determinata maniera. Per esempio, prevedendo delle situazioni un po' come, mi riallaccio al discorso della somministrazione delle bevande alcoliche, ancor più rigido, per esempio, cioè dare questa potestà al comune solo nell'ipotesi in cui ci sia una sala giochi che non prevede l'identificazione del soggetto che gioca, per esempio,
la formazione del soggetto che vende il gioco e l'obbligo, per esempio, di segnalazione e di divieto di gioco a chi sostanzialmente è ludopatico. Tu dici, come lo fai a sapere? Perché nel momento in cui lo identifico, faccio una banca dati, faccio un sistema, quello che è sostanzialmente l'incensito è come quello che è patentemente alticcio, a cui non posso vendere la bevanda alcolica. Le normazioni già ci sono, utilizziamo le normazioni che ci sono in altri settori e caliamole eventualmente in questa realtà. E lasciamo teoricamente uno spazio all'ente locale solo nei confronti di quel gestore o di quell'impresa che non sottostà a questo regime. Nel momento in cui io sono e mi adeguo a quel regime principale che mi ha dettato lo Stato, sfuggo totalmente o quasi a quella che è il regime dell'ente locale. Se io identifico chi viene a giocare, così non ho nemmeno i problemi del riciclaggio, identifico, so quanto giochi, so quanto hai vinto perfettamente, so se sei un giocatore incallito, so se sei un giocatore incallito sano, so se sei un giocatore incallito malato. Allora, se sei un giocatore incallito malato, non ti faccio giocare e non faccio